Andrea, direi di non indugiare stamattina perché abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo andare a fare acquisti di coffee. Avevamo raccontato che avremmo preso le Zoom Fly 5, eccole qua. Innanzitutto, stai bene, sei tornato dalla Sicilia senza ritardi del volo. No, il volo ha fatto ritardo, ma sono un quarto d'ora, quindi bene. No, sto guardando la scarpa. Beh, no, io sto bene, sono ritornato dalla Sicilia, un po' mi dispiace, ma qua si sta al fresco. Stasera riparto, quindi va bene così. Ma dove vai stasera? Stasera gareggio a Massa Carrara, attraverso le mura si chiama la gara. Mancava da 2 anni forse, quindi l'ultimo anno che l'ho fatta è stato dal 2019, quindi mi mancava un po', bella gara. Quanto mi paghi se dovessi venire a filmarti? Un bel po' ti costerebbe, quindi almeno già il rimborso spese del viaggio è una bella sassata, mi sa. Sappiamo che l'inflazione sta galoppando, però anche il prodotto interno lordo italiano sta crescendo, quindi bisogna fare dei video. Quindi mi stai dicendo che viene Massa stasera? Dipende da mia moglie. Ascolta, secondo te a chi sono adatte queste Zoom Fly 5? Sono scarpe sicuramente per atleti neutri, assolutamente, perché un pronatore lo vedo davvero male qua sopra, o supinatori van bene. Fondamentalmente sono scarpe per atleti che potrebbero pesare un pochettino di più, l'importante è che davvero non, di più dei 75 kg, l'importante è che non pronino. È una scarpa abbastanza pesante, questa versione, e mi sembra abbastanza protettiva, quindi l'unico problema è che non è stabile, quindi se abbiamo problemi di appoggio meglio non prenderla, negli altri casi si può prendere. E come hai visto la tomaia e lo spazio nell'avampiede? Conta che questo qua è la tua misura, a me sta giusta giusta se non quasi stretta, quindi credo che stesso numero vada bene, è sicuramente abbastanza, come si può dire, stretta in avampiede, quindi una scarpa che avvolge molto bene il piede. A livello di tallone, come l'hai vista? Guarda, credo che la stabilità della scarpa sia proprio data da questo punto qua, dove cede abbastanza e anche cede abbastanza la tomaia. Il tallone diciamo che è bello protettivo, è bello protetto, e poi c'è dello Zoom X qua nella parte del tallone, quindi sicuramente è protetto, non so quanto possa essere stabile, diciamo. Sto guardando che forse supera i 40 mm, che sono il limite per la gara. Non credo, però poi metterò le informazioni e poi comunque quando arriviamo a 200 km faremo la recensione completa, sicuramente a Livigno. Ascolta, a livello di linguetta e di allacciatura, come l'hai vista e com'è secondo te il bloccaggio del piede? Continua a dire di Livigno, se poi non viene a Livigno. O viene a Livigno con un camion di scarpe, o se non viene a Livigno praticamente saltano 20 video. Sta venendomi il dubbio, forse la Zoom Fly 4 non aveva questa chiusura. Comunque in generale mi piace, non è male per niente, è morbida, molto morbida la linguetta, e l'allacciatura l'ho già vista in casa Nike, adesso non mi ricordo dove, forse sulle Zoom Fly, i primi modelli. E devo dire che va benissimo così. Invece Andrea, a livello di mescola siamo passati dal React allo Zoom X. Che sensazioni ti hanno dato nella prima corsetta che hai fatto oggi? Boh, Max, qua un punto un po' dolente. Primo, perché presa in mano pesa davvero tanto e dici Zoom X dovrebbe pesare una piuma. Seconda cosa, c'è qua nel mesopiede, dopo farai qualche shooting, una specie di, non credo neanche, noi prima abbiamo detto che era la piastra, ma secondo me non è la piastra, è proprio una specie di involucro dove fa vedere che c'è del materiale, che è quello delle Alpha Fly Nature. Boh, non ho capito se dovrebbe somigliare allo Zoom X, ma sicuramente non ci somiglia, perché è più pesante, meno reattivo, l'avevamo già detto sull'Alpha Fly, quindi boh, rimane una scarpa abbastanza pesante, e ti dico proprio, non vedo molte differenze con React che avevano sulle Zoom Fly 4. Ora il prezzo di listino è rimasto lo stesso, mi hai detto, quindi va bene. La scarpa è comunque reattiva, però ci aspettavo forse una Vapor un pochino più lenta, invece così è una Zoom Fly 4
un po' più bella da vedere, forse è un po' più veloce. E poco più veloce, non lo so, adesso la testeremo ancora meglio, però boh, vediamo. Invece a livello di piastra sappiamo che parlano di articulated plate, non si capisce cosa vuol dire, sicuramente non vuol dire carbon plate, però cosa ne pensi? Sì, se fosse stato carbon plate l'avrebbero scritto grosso quanto una casa. Non riesco neanche a capire, ma ti ripeto, secondo me non è questa qua sotto, perché è davvero troppo sotto, è a mezzo centimetro da terra. Secondo me non può essere lei, ma ti dirò, neanche nella Zoomfly 4 sentivo così tanto il carbonio, quindi l'idea di massima è rimasta quella della 4. Una buona scarpa d'allenamento, anche abbastanza protettiva e che va benissimo davvero per fare i lavori. Stavo pensando che il top del top per questa scarpa potrebbero essere i lavori al medio o di ripetute lunghe. E invece a livello di flessibilità, con la tua forza da giocatore di basket, come l'hai vista e secondo te è più flessibile o rigida? Ma io ho più un fisico da sollevatore di polemiche, no guarda, non si piega ma si spezza. No, flessibilità poca poca, ma è quello che ci aspettiamo da una scarpa come questa. Sono curioso di sapere se su dei lavori lunghi mi possa portare un po' di indolenzimento all'avampiede, come mi succedeva tipo con la 4. Invece a livello di battistrada, come l'hai vista, quantità generosa di gomma anche nella parte posteriore, dove fondamentalmente mi sembra un po' esagerato, cosa ne pensi? No dai, vedi, secondo me va bene così, anche perché se no si consuma troppo e rimaniamo subito con la schiuma. Ma è anche curioso questo disegno del battistrada, secondo me molto bene, perché è come se ci fossero dei piccoli tacchettini. E a livello di trazione nei cambi di direzione cosa ne pensi? Secondo me questi tacchetti in effetti sono ottimi. Sì sì, guarda, ti dico, è stata una bella idea, dovrebbero durare di più di quelli della Invincible, per dire che sono proprio più a chiodini, questi qua sono più a lamelle, secondo me faranno il loro lavoro. Un aspetto interessante è comunque che la soletta non si può togliere, di conseguenza non si possono inserire i plantari. Come l'hai vista e cosa ne pensi? Sì, infatti prima stavo cercando di toglierlo, era bello incollato. A dire il vero si può solo togliere perché sono incollati, però io non mi azzarderei mai, anche perché dopo un casino, rimetterli. Alla fine è una scarpa per persone neutre, senza problemi di appoggio, come ho detto prima, e questa cosa della soletta lo confermo, quindi non ci vedo problemi, a parte che su queste scarpe un po' tra virgolette estreme metterci il plantare è sempre un po' un problema, secondo me. Plantare ha senso su una scarpa da lento. Ultima domanda, a livello di durata, secondo te quanto potresti portare una scarpa di questo tipo e secondo te in che condizioni la utilizzeresti? Guarda, questo è il solito discorso che facciamo per le A2 con dentro i plate, in questo caso com'è che è composition. I primi chilometri, qua secondo me 500-600 km li fai tranquillamente con una scarpa dalle buone prestazioni, e dopodiché la puoi usare per fare i lenti e arrivare agli 800 km. Comunque c'è una dose generosa di schiuma. Davvero, ultima domanda, a chi consiglieresti questa scarpa se dovessero queste persone venire al negozio Milani Soffientini? Intanto le consiglierei a chi sono piaciute le Zoomfly 4, le consiglierei a un atleta che magari deve fare il suo personale, che mezza maratona, in questo caso sì, è sempre tra l'ora e 30 e l'ora e 35, oppure un 40 sui 10 km per dire, le potrei consigliare. Se no, le consiglierei a chi si è trovato bene con le Vapor per fare le gare, le utilizzerei per fare gli allenamenti questo. Comunque però Andrea, ti fanno andare davvero forte, anche se è chiaro che 100 grammi in più di peso influenza l'1% dell'economia di corsa. Sì, diciamo che poi comunque Nike ha fatto anche la Strict Fly, che è un'altra scarpa che secondo me vale la pena di provare, quindi per atleti un po' più prestativi punterei su quell'altra, e questa qua invece per atleti un pochino più lenti. Va bene, andiamo a berci un coffee, voi stay strong, keep running e offrite un coffee a me e ad Andrea, perché queste scarpe comunque ce le siamo prese noi. Sì, grazie mille, i coffee sono sempre ben accetti. Io li spreco in caffè al bar e invece li spreco in scarpe. Va bene, ciao, alla prossima. Ciao, grazie.